Qual era il rapporto dell'Università Federico II di Napoli con GMA? Allora, noi con GMA abbiamo un rapporto dal 2019, loro sono venuti a fare un seminario da noi, verranno poi di nuovo quest'anno a valle, insomma, di 2 anni del Covid, un po', diciamo, ci sono stati un po' più lenti i rapporti. L'idea è quella di far conoscere un po' ai ragazzi, secondo me, il mondo delle telecomunicazioni in Italia, che cosa si fa in Italia, di quanto le aziende italiane riescono a fare tecnologia ad alto livello nell'ambito di applicazioni come ad esempio il 5G, che ora è un hot topic, diciamo. E secondo me è importante che loro capiscano che possono fare un certo tipo di lavoro anche in Italia con un alto livello professionale e riuscire quindi a mettersi in un mondo del lavoro delle telecomunicazioni, che secondo me mai come ora, diciamo, si vede degli orizzonti aperti in ambito 5G, in ambito automotive. Quindi è importante però che loro abbiano chiaro, insomma, il panorama, perché spesso è questo che manca ai ragazzi, cioè loro non riescono a capire quali sono le loro vere opportunità, e delle volte, diciamo così, probabilmente da un lato loro trovano subito lavoro, i laureati in telecomunicazioni da noi trovano subito lavoro, quindi si laureano subito, cioè si trovano subito lavoro una volta laureati, però probabilmente delle volte non scelgono in maniera oculata, secondo me, l'ambito lavorativo, e secondo me questo potrebbe un po' aiutarli. Quindi conoscere le società, appunto, come GMA, secondo me è un aspetto utile per loro. Fare in modo che i nostri giovani italiani si rendano conto che c'è una grossa finestra di opportunità lavorativa in questo settore, legata al 5G anche qui. Sicuramente. Il 5G è, appunto, secondo me, è la cosa che probabilmente in questo momento farà da traino per portare a lavoro a molti di questi ragazzi che sono molto in gamba, e che secondo me è importante che capiscano che ci sono queste opportunità in Italia, sicuramente.